parere della macchina ogni tanto. Esatto. In all dimensions, niggas flesh bound. The stale money from the mattress, bought a fresh pound. Leather on the steering wheel, it got my palm chilly. Short necklace with the long willy, calm really. And it ain't even about the fame, it's about the bread, niggas lost. Fuck a intern, shorty take me to the boss. Know they tried to count me out, but couldn't count high enough. I ain't gotta hear the album, listen to them lie enough. Bad little baby fed by the cornbread. I don't need designer shit, I wear my own thread. Take it from the label, put it in the homestead. Bentornati su Officina del Pilota, sono Matteo Torrisi. Oggi guido una Ford Fiesta ST sulle strade toscane dell'Abetone. La macchina tira delle fucilate che sembra una K47. Maurizio, il proprietario, ha insistito tanto per ospitarci tutti nel suo ristorante La Quercia. Abbiamo pranzato con specialità toscane. Come ogni ristorante che si rispetta, il simbolo ST ci deve essere sempre. Sport e Technology. Sempre e comunque. Tornato dal ristorante. No, nel video, prima di ogni test drive che si rispetti, dobbiamo assolutamente farci una mangiata incredibile. E in questo ristorante non potete capire. Quindi guai a voi se skippate, perché vi faccio vedere tutto quello che ci siamo mangiati e come. Te dico, eravamo grazie ancora prima di iniziare. Come è menso. Veramente bello. No. Andiamo a affumicare con del faggio. Preferita della mia giornata. Ma com'è questa carne? E com'è sta carne? Una bomba! Vabbè. Una bomba! Allora, siamo in Toscana, vabbè. Antonio! Rovi! A betone? A betone. Su una ruota? Siamo pieni di gente. Guarda la siepe! Guarda la siepe! Mangiata incredibile, non ho mai mangiato così bene. Credimi, strepitosa. Mi fa piacere. Come lei del resto. Grazie Matte, detto da te poi insomma un bel complimento. Questo è poco. Cos'era? Il cambiato tira delle belle legna. Ma poi al ritmo pam pam pam, sì, pam, sì, pam, sì. Pam. E non è la storietta, ma l'anti-lag, spacca il turbo. Mi sono affidato a Puma Speed, che in questo ambito è una ditta inglese che fa delle mappature eccezionali. È uno stage 2R, quindi uno stage 2R che va solo a 100 ottani, no. Centrale e finale della Miltec da 70, intercooler stage 3, aspirazione completa da crossover in acciaio inox maggiorato con tubazioni siliconiche e aspirazione ETG, supporti motore tutti in Powerflex, tamponi in Powerflex, assetto Vincent D14. Peso originale 1080. Abbiamo perso un po' di peso. Sì, certo. Coupé più piccola, certo. Più leggera. Secondo me, e non lo voglio ancora dire, potrebbe essere il cocktail perfetto. Semi slick, Kenangan NS2R, Super Turismo VRC, impianto frenante un 4 pompanti, perché questa macchina l'unica pecca è che quando esce purtroppo con un impianto monopompante, mentre adesso ho un disco a 330, Joyoke semiflottante, pinza da 4 pompanti, le pastiglie per ora sono delle Mintex. La bellezza anche di questa macchina è che originale è un assetto fantastico. Persone che se ne intendono più di me di sicuro, e io l'ho riscontrata appena presa. Come ti trovi con la trazione anteriore? Bene, perché questa è una trazione anteriore, ma ti lascia quel culo ballerino che quando vuoi, se vuoi, dai una botta di sterzo e lei ti accompagna tutta la traiettoria.
è un po' quel brio anni 80 di quelle macchine anni 80, le bare, sì, addolcito, perché non vorrei dire una blasfemia. Ma che fa sto caffè, la sbriga? Ok, lui pensavo a cosa. Adesso siamo con gli sport, se levi tutto disattivi tutti i controlli. È bellissimo. È una delle poche macchine, penso, che è rimasto questa chicchetta qui di togliere veramente i controlli. Questa, quando finirà il motore, si apre e si folge il motore. Che grande. Rimarrà lì a vita. Ho notato che c'è una passione incredibile anche con i tuoi amici. E c'è un legame tra gli appassionati che scatta immediatamente. Basta 3 secondi, una chiacchierata, e anche se sei a sud, io sono del nord, ti capisci al volo. Qua per festeggiare, devo venire Capodanno. A festeggiare il Capodanno con te. È una macchina che comunque sia, con questa mappatura qui, ti permette di avere la macchina sempre pronta, il turbo sempre pronto e reattivo, buttando benzina ogni qualvolta tu lasci il gas, a poco freno motore, quindi uno deve stare attento perché il freno motore lo vai a perdere, però butta benzina e la fiamma e il botto parte appena dopo il collettivo. Non è un vero anti-lag da rally che parte, cioè è davvero lì, fai dei danni. Niente, abbiamo beccato un passaggio lì. Cioè, freni, dai. Che ero nella fase digestiva 2 minuti fa, quindi stavo un po' dormendo. Poi dopo che ti svegli, bombe atomiche, ho pensato, scusa, cazzo, è Capodanno. Dai gas, se non stai con lo sterzo completamente dritto, lei tende a mettersi sui binari, sì, facendo uno spostamento laterale, sì, che è una figata questa, è tipica delle Ford questa cosa. Dietro ho sentito che scivola leggermente, anche perché l'ho allargata avanti, sì, l'ho fatta apposta, perché sennò con l'assetto non lo faceva più questa particolarità qui di allargare. Allora ho messo un distanziale da 1,5, anche perché sennò non c'entrava la pista. Avere l'avantreno più largo e dietro più stretto, e quindi sull'anteriore è più giusto allargare davanti che dietro. Sono in quarta, andiamo su fino a quanti giri? 6,5 la cambiata ideale. La porti in pista questa? Certo. Fai bene. Questa è un bel giocattolino. Ti ci diverti, fatta così è giusto compromesso, perché poi c'è in Italia chi c'ha anche Turbo X 47R della Puma Speed, che portano la macchina a 340 cavalli senza forgiare, senza aver bisogno di forgiare. Il motore 1.6 è eccezionale. In quel punto però ci vuole un autobloccante meccanico. Che questa non ha? Non ha, questa ha un torque vectoring, tutto elettronico, non è meccanico. La nuova Fiesta ST c'ha l'autobloccante meccanico. Questa macchina fin da originale ha un motore lineare e fluido. Il problema è che al blocco il muro a 5,5 devi cambiare. Quindi prima modifica da fare su un ST è scarico. Dipende anche lì cosa vuoi cercare poi in futuro, perché se vuoi arrivare a fare uno stage 2 per poi arrivare a uno stage 3, quindi cambiare anche il turbo, è preferibile uno scarico più grande di diametro. Infatti io monto un 70 con uno scatto da 76, ma c'è anche altri scarichi, questo è un Miltec, c'è anche scarichi della Super Sprint da 60, per dire, che sono il giusto compromesso per uno stage 2 base, senza magari la 98-80, senza andare a cercare l'intercooler esasperato. Per arrivare ad avere una macchina a 220 cavalli, allora è uno scarico più piccolo che dà più spinta ai bassi. E allora puoi lasciare anche un'aspirazione a pannello. Abbiamo guadagnato comunque 1000 giri adesso. Qualcosa di più.
peso potenza fa davvero la differenza, perché un 1600 che va così, con questa colonna sonora poi spinge. Ho le mani sudate. Hai sentito? Puttana. È pronta subito. Sì. Subito. Non c'è neanche bisogno di scalare una marcia, perché lei ce la fa come coppia, anche in terza. Pelle d'oca, ti guarda, fa venire la pelle d'oca. Un gradino sopra, perché qui c'è quel rapporto peso potenza che piace a me, e si guida bene, perché questa è la butti leggera in curva. Bello di queste macchine è guidarle sulle montagne, passi di montagna, la pista sì, però i passi di montagna, io infatti non a caso sono fisso sulle Dolomiti. Si muove dietro ma non sotto sterza, che t'avevo detto, impressionante. Senza, rimane lì, vale, anche nello sconnesso. Fantastico. Che bel diavolo, ragazzi. Cioè, me lo dico da solo, ma non voglio fare il convinto, perché le macchine sono tutte belle. Però, senti là. Oddio, che bella in uscita curva. Semaforo. Dammi la mano, perché c'è una macchina assurda. Matte, una bomba. E mi sa che va anche a piovere. E vabbè. Vi faccio sentire che coppia che ha di terza ad un filo di gas. Stiamo attenti perché è anche un po' bagnato, però 3000 giri, sta scivolando. Ora è salita di giri perché scivolava sul bagnato, ma è davvero bestiale. 1600, ragazzi, 2500 giri, riprovo. Dai, ma che gli vuoi dire? E questo anche dipende molto dal peso, eh. È bellissima. Quanto sotto sterza qua. Sì, un pochino. Freno, quindi riesce a tenere molto bene la traiettoria, rimanere stretta. Il discorso è che è una macchina da rally con la trazione anteriore e porta fuori dalle curve in un modo imbarazzante. Siamo in salita, slitta, quando apri tutto è bagnato dai gas. Comunque guarda,